Come tutti gli anni è una giornata importante perché, come hai detto, celebriamo diciamo quelle figure rilevanti che hanno avuto successi nel corso dell'anno, quindi che hanno vinto le varie classifiche o chi ha raggiunto dei livelli di vittorie di titoli italiani con i 10, 15 e 20 titoli che si aggiudicano le onde al merito. Questa è una bellissima giornata, una giornata in cui presenteremo anche il calendario, abbastanza ricco. E continueranno a trattarci in questo modo a livello centrale, in questo modo parlo di tutte le DSA, sicuramente nei prossimi anni avremo dei grossi problemi. Comunque diciamo che a livello sportivo la federazione e le società godono di un buon momento. Guardando al prossimo calendario 2024, cosa bisogna evidenziare? Ma sicuramente una variazione rispetto agli anni precedenti sarà il campionato europeo, che quest'anno lo organizzeremo nel mese di agosto con la speranza di avere una partecipazione diciamo ancora più superiore rispetto agli altri anni, l'inserimento di una serie di gare locali, di pali, che sono comunque una fetta portante della nostra federazione, e diciamo tutte le altre gare solite che abbiamo durante l'anno, quindi le gare interregionali, le gare nazionali eccetera, che comunque danno segno di vivacità delle società.